adesso ve conto uno che mi piace più degli altri. Gli alberi nudi. Oggi, invece di camminare per la strada, visto che ero là vicino, ho attraversato il nostro giardino pubblico. Qua e là nei viali si vede già qualche foglietta che si è cascata, ma poche, anche se fra due giorni sarà già novembre. Ste foglie, se vedi che le se vecete è un poco ingrinzide, ma che bei colori che le ha. Se tante sfumature dal verde al rosso che diventa un marrone più o meno intenso. Si alberi più che i poli se le tiene vicini, se sempre sue creature, ma se sa che con la prima bora le vedremo svolare come tanti useletti di mille colori. Sti alberi resterà nudi, ma non perderà il suo fascino, anzi, gli sarà sempre più bei. Gave mai provato a guardarli d'inverno, se come sfondo e con un bel cielo azzurro, o meglio ancora un tramonto, se tutto un ricamo, una fantasia di intrecci dei colori, stassi là per ore a guardar. Forse questo sarà un momento di relax per il nostro Signore. Quando, stanco per cercare di sistemare sto mondo che mi par sempre più balordo, e si ferma, intrecciando sti rametti e passa il tempo zoccatolando. Quando che mi ero piccia, ieri mo socio alla società ginnastica. Anzi, mio papà era socio già nei primissimi anni del Novecento, quando questa società era il ritrovo dei veri italiani. Mio papà che teneva tanto la nostra bandiera, bianco, rosso e verde, e col stemma sabaudo in mezzo. Niente era dei più bel. Quando si andava via gli austriaci, appena che il poteva, le metteva a sventolar fuori della finestra. Prima il poteva tenerla solo in armeron ben sconta. Per tanti anni ancora eravamo soci, tanto che mia e mia sorella andavamo a far ginnastica e mi goceva anche tante medaglie. Un momento, ma non è questo che volevo contar. Una volta alla settimana, solo per i soci, gli faceva vedere un film. E mi ricordo che in ultimo gli ne mostrava una comica con Charlotte o Buster Keaton. Non mi piaceva quei stupidezzi, ma il secondo era un poco meglio perché non rideva mai. Una sera, finito il cine, siamo venuti fuori con un'altra famiglia amica di mia mamma. Eravamo fermi per salutarsi sul canton di via ginnastica con via Rossetti, perché noi abitavamo in Corso Garibaldi, adesso si chiama Corso Saba. Lori parlava e mi, come al solito, zitta. A un certo punto sta signora che fa mia mamma, ma sta figlia è un poco stupidina, toccandosi con un dedo la testa. No, la sei timida, ha risposto mia mamma. Si immaginè voi? Già ogni tanto mia mamma diceva, ma guarda sta figlia, così secca non se che occhi de ella. Così anche questi, che forse era bei, mi li vedevo. Già sapevo di essere brutta e un poco sempia, ma non pensavo che anche gli altri potessi accorgersi. Io ero assai disperata. Il pisfador di Piazza Goldoni. Non potete neanche immaginarvi come che era Piazza Goldoni quando che mi ero piccia. Era tante donette che vendeva verdura. Le mettevi in un pianer e radicetto che cresceva nel suo orto. A volte vicini era un po' che dezzariesette del suo albero o quattro patate. Era anche qualche baracca più grandetta che vendeva frutti, ma poche. Mi so tutte ste robe perché stavo vicino in Corso Garibaldi e ancora piccia andavo mia a fare la spesa. Quella volta non era pericoloso, come adesso, le auto si vedeva assai de raro. Mi ricordo che era un grande pisador, non in mezzo della piazza, e gli era nel lato dove che ancora adesso c'è quel grande e vecchio negozio di scarpe. Parlo sempre del pisador. Non gli era tanto grande, ma gli era assai alto. Mi,
Non so mai stare dentro, ma il poteva forse aver due piani. Non vi dico che bel che gli era. E il poteva essere fatto de ferro, pitturà in grigio chiaro. Non so come spiegare per dirvi che gli era tanto bel. Per darvi un'idea, provi a guardare de lontan e l'uomo de Milan. Tutto un lavoro de colonne e de statue. Ecco, così era il pissador di Piazza Goldoni. Non che avessi statue, ma gli era tutto un ricamo, tutto un merletto, forse gli era stato fatto nell'Ottocento, penso anche prima, quando tutto gli era poesia, e così, con tanta arte, gli aveva fatto anche il pissador di Piazza Goldoni. Scrivo bruso le pignate. Voi non credere, ma un ramo d'artista devo averlo anche me. Sapete come che mi sono accorta? Quando che scrivo, anche un qualsiasi stupidezza, due volte su tre bruso una pignata. Adesso mi si cabrustelà i peveroni ripieni. Non sarà niente, ma orco sambin mi fa così rabbia. Anche se metto la sveglietta, non la neanche sento. Sarò anche un poco sorda, ma di solito non ho sto problema. Agli artisti veri che si è permesso queste distrazioni, ma mi, non sarà che stavo diventando vece un poco insempiata? Mi spero di no. E allora? Mi direi che devo star più attenta con quelle pignate sul fuoco. Con pizzo il gas, non vedo nessun problema. Tanto, son qua vicin, subito dritto la porta, se qua che goi i miei scarabocci. Ma non serve. Ogni tanto qua se senti spruzzo di brusà. Pensè che sono arrivata al punto di brusare il pentolin dell'acqua che volevo farmi il tè. Ogni volta mi arrabbio, ma non serve. Chissà cosa che si sta brusando dritto la porta, visto che adesso stavo scrivendo. Sotto. Vi avevo già domandato cosa che fa voi se una formicola ve bagola per la casa. Già sapete che mi, dopo averla fatta camminare su una foglietta di radicchio, la butto fuori dalla finestra. Oggi ero alle prese con un ragno. Avevo sciolto un bel foglio di carta e che correvo drio sperando che il monti su per farlo svolare anche lui come le formicole. E se montà su sto foglio, ma con quelle zatone così longhe, in un momento lo ga attraversà. E via lui. Gavessi potesto zapparlo, ma oggi non gavevo coraggio. A volte se mi capita davanti uno più piccio, gli domando scusa e gli poso solo la mia zavatta. Mi dispiace, ma non posso lasciare che i miei fazzi ragnatele per tutti i cantoni come in cantina. Se già che sono disordinata, non mi mancassi che le ragnatele. Mi scrivo, ma troverò qualcuno che mi dirà come far. Non ho mai inteso nessun che parli a proposito. Almeno che se potessi ciaparlo, malgà quelle zattine così sottili che ho paura di farle male. Penso che sarebbe un problema per un ragno restar sotto. Vi saluto. Go appena finì di tagliare alle sterelle un 6 kg di naranze per far sta marmellata che a tutti che piace. Sto lavoro se monotono, così mi avanza di pensare. Questa è l'ultima marmellata che faccio sto anno e forse sarà proprio l'ultima perché a 90 anni poco più si può sperare. Sto altro anno come sarò? Già mi ha incominciato qualche macagnetta e mi dire, coste può pretendere la tua età? È logico che non pretendo niente, ma fino a ieri stavo bene. E adesso non che mi lamento, trovo giusto che anche per me devi arrivare quel momento buono. Oggi non mi ha bastasti pensieri balordi. Come che tagliavo le naranze che avevo messo sotto la tavoletta dei giornali, perché assorbi il sugo di ste naranze che se non stavo attenta le mi sbrodola per tutto.
neanche dir. Era più di un vecchio giornale piegato in quattro sotto sta tavoletta. Ma in quel cantoncin del giornale che veniva fuori, era un avviso mortuario di un certo Guerino. E visto che era in tema, continuò a pensare. Chissà se quei giorni metterà anche per me un avviso sul giornale. Che faccio come chi vuole, ma mi diria proprio di no. Ma per cosa? Per aver solo una gran confusione? E poi so benissimo quel che diria, così che mi secca devo andare a sto funerale. Mi capisco che può seccare, non sei mica come andare in discoteca. In vita mia ho sempre evitato di disturbare il mio prossimo. Non sarà proprio l'ultimo momento che vado a rompere le scatole. Penso solo che ero vecchia e che i miei ultimi anni me li ho goduti scrivendo e leggendo semi raccontini a destra e a sinistra, divertendomi. Posso andarmene più che contenta. Quasi quasi vi salutassi già adesso, perché dopo non si sa come che finisse sta storia. Vi fa brutto se vi saluto prima?